In questo video andremo a vedere tutte quelle che sono le armi rimosse dalla Season 9, e non solo le armi, anche i vari oggetti. Chiaramente vi ricordo che i veri connessionati puri che hanno una connessione potentissima sono tutti coloro che sono iscritti al canale e hanno attivato la campanella oltre ad aver lasciato like a questo video. Ma soprattutto, se volete sostenere il canale, e veramente ragazzi ve lo chiedo tantissimo, andate nel negozio oggetti e supportatemi come un creatore. Se lo fate vi ringrazio davvero tanto, mandatemi le foto su Instagram che vi reposto, perché supportate davvero molto il canale. Detto ciò, andiamo in quello che è il video di oggi. Ieri ho fatto il video, diciamo, ho fatto la live della nuova season, chiaramente, ma tantissima gente non credeva al mio titolo, e il titolo era Addio Pompa del Nonno, perché il Pompa del Nonno è stato rimosso. E una cosa che in pochi sanno è che lo Spass, ossia il pompa, quello che fa 110, era sempre un Pompa del Nonno, si chiamava fucile a pompa pesante, tipo, giusto? E quel fucile a pompa è stato completamente rimosso, quindi addio Pompa del Nonno, addio Spass. Cosa ne penso? Ve lo dico dopo. Intanto andiamo a vedere tutte le novità, diciamo, per coloro di voi che ancora non le hanno viste. Beh, intanto Corso Commercio è diventato Mega Mall e Pinnacoli Pendenti è diventata futuristica, come vi avevo predetto io nel video, e si chiama Neo Inclinata. Preferivo Neo Pinnacoli, ma vabbè. Inoltre è stato aggiunto un nuovo pompa in tre rarità: blu, viola e dorata. E le rarità fanno blu 73, viola 77 e dorato 81. Cosa ne penso di questo nuovo pompa che ha 10 colpi e ricarica 2 alla volta e colpi in testa 1,70x? Penso che faccia un po' schifo. Penso che il tattico in questo momento sia meglio di questo nuovo pompa. Quindi, boh, almeno io la penso così. Dopo andremo a vederlo in gameplay. Il nuovo pompa, secondo me, è il tattico più forte. Il tattico è anche più forte, secondo me, perché il suo danno base è stato aumentato a 71, 75 e 79, a differenza dei 66, 70 e 74 che c'era prima. La pistola tamburo è stata chiaramente nerfata, ma non nella potenza, ma nella possibilità di trovarla. Infatti, da 16% di possibilità è stata spostata a 7,1%, che è praticamente meno della metà. Stessa cosa vale per l'arco. L'arco era 1,2% di possibilità di essere trovato, adesso è 0,75%, quindi comunque meno possibilità. Le granate sono tornate nel gioco, ma chiaramente con le granate che tornano cosa va via? Le granate appiccicose, quindi le care sticky bomb, addio. Il tesoro sepolto in magazzino chiaramente non è più un season a tema pirati, quindi addio al tesoro. Fucile a pompa in magazzino. Trappola dardo velenoso in magazzino, e secondo me ci sta perché in realtà faceva un po' schifo. Revolver con mirino in magazzino, e questa sinceramente a me dispiace tanto perché la revolver con mirino era un'arma molto buona. Fucile d'assalto silenziato in magazzino, ossia lo scaracca col silenziatore in magazzino, e anche questo sono contento perché faceva schifo, non lo usava nessuno. Fucile d'assalto termico in magazzino, questa sinceramente non mi dispiace più di tanto, non veniva chissà che utilizzato. E i palloncini finiscono nel magazzino, quindi anche questi nel magazzino. Anche questa un po' mi dispiace perché comunque ti aiutavano negli spostamenti, ma adesso che hanno fatto praticamente il treno su Fortnite sono un po' inutili. Tra l'altro è stato dato il deltaplano Arcana come promesso, io l'ho ricevuto, probabilmente lo riceverete anche voi coi giorni che passano. Questo è l'ombrello della vittoria, ve l'avevo già fatto vedere nel video di ieri, ma comunque ve lo faccio rivedere. Questo è l'ombrello che si ottiene vincendo in questa season, e devo dire che secondo me è un ombrello fantastico. Detto ciò, andrei in arena singolo e farei una partita anche per provare il nuovo pompa e farvelo vedere assolutamente. Persi i nostri due punti, io direi di buttarci senza paura a Corso Commercio, a Parco Pacifico, che tanto sarà una di quelle città che verranno rimosse in questa season, secondo me, insieme a Borgo Bislacco o Land Letali. Alla fine sono le uniche tre città originali che abbiamo, insieme anche a Rifugio Ritirato, quindi io mi aspetto che alla fine di questa season, non so se le vedremo ancora, quindi in questi giorni mi ci sto buttando sempre, perché dico, non si sa mai che domani le tolgono e io non me le sono godute abbastanza fino alla fine. Come Pinnacoli del resto, che è stata tolta così, vabbè che si sapeva. Raga, so che può non sembrarvi. Distrutti. E i due punti sono stati rifatti. Ci sta.
Il tattico secondo me è più forte semplicemente perché spara più veloce. Cioè, il fatto è che sparano entrambi, diciamo, veloci. Ma siccome il tattico è più veloce, secondo me è più forte. Questa è la mia idea su questo pompa. Distrutto. Vabbè, io lo prendo, no? Per questioni di scienza, per farvelo vedere. Però secondo me il tattico è più forte. È molto più forte. E questo è il nuovo pompa e ce l'abbiamo dorato, quindi nella sua versione più potente. Figuratevi nella sua versione più scarsa. Accaparrarsi quell'airdrop non sarebbe male, anche se alla fine quello che voglio trovare sono cure. Così sembra. Perché li hanno resi straluminosi sti airdrop? Che è sta storia? Tiriamoci sto chug e andiamo in safe. Alla fine della partita non so se avrò il tempo di tirarmi sto chug, quindi me lo tiro ora. E l'arco mi serve. E la cosa che mi serve di meno in tutto ciò è la R, secondo me. In tutto ciò io ho assolutamente bisogno di muni del pompa. Assolutamente. Io cerco di accaparrarmi quanti più materiali possibili, raga, intanto. Focalizziamoci su quello e la partita andrà bene. Si spera. Raga, penso che questo sia l'inventario migliore che noi possiamo ottenere. Che ne dite voi? Oh, i 3 punti hype fatti. Beccati questo. Ma da quando il pompa... cioè Addio, addio, amici, addio. Signori, sono incastrato. Cosa sta facendo questo tipo? La safe è da quella parte, ma come ci arrivo io da quella parte? Spiegatemi che siamo in 12 qua, diamine. E quel tipo sta camperato lì ad aspettare il nulla cosmico. Esci di lì. Dovrà uscire, no? Quello lì. Ma esci! Signori! Signori, accendete i vostri motori. No, no, no.
Dai. Pacco. Pacco.